Se di notte voglio amore, c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. E se ho un appuntamento io non penso ad altro, perché lei, Manuela, è una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. È una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. Finalmente, finalmente, tesoro mio, ancora una volta tu sei qui nel mio letto, come è giusto che sia. Noi due insieme per sempre. Ricorda, io non permetterò mai che tu vada via, amore mio, mai. Io non potrò mai accettare di dividerti con lei, perché tu sei soltanto mio. Niente e nessuno potrà mai allontanarti da me, tesoro. Che succede? Dove sei? Qui, tesoro, sono qui. Sta tranquillo. Non ti agitare. Non te ne andare. Dammi la mano. Oh. Sì, amore mio, sì. Ma sta tranquillo. Cerca solo di stare calmo. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per stare insieme, amore. Mariana. Mariana. Ti prego, rimani vicino a me. Non te ne andare via. Io non voglio che tu te ne vada, tesoro. No. No, non te ne andare. Rimani. Calmati. Mariana. Sta calmo. Mariana. Mariana. Non mi lasciare. Bevi. Bevi questo. Mariana. Antonio. Bevi questo. Coraggio. Ti sentirai meglio. Bevi. Bevi. Ecco, bravo. Così, così. Veramente interessante, tesoro. Sei sì. D'accordo anche tu? Sì, certo. Guarda, questo è un vero capolavoro. Oh, Arthur! Meraviglioso! Semplicemente meraviglioso! Non ci sono parole! Sono d'accordo, lo penso anch'io. È veramente un'opera stupenda, hai ragione, Dorothy. Sarei mai in grado di esporre le mie opere in una galleria d'arte come questa? No, andiamo. È sbagliato esprimersi al condizionale, sai? Abbi più fiducia in te. Io credo che piuttosto dovresti dire che un giorno esporrai sicuramente le tue opere in una galleria d'arte come questa, nonostante tutti gli ostacoli. Speriamo che tu abbia ragione. Ma però in ogni caso sai benissimo che per il momento mi devo accontentare di esporre le mie opere nel bar in cui lavora Leopoldo e direi che c'è una bella differenza. Beh, aspetta, io penso che non dovresti avere preconcetti riguardo al giudizio della gente comune. Non dimenticare che molto spesso gli esperti hanno molti più pregiudizi quando si tratta di giudicare e apprezzare un'opera. Ti giuro che preferisco molto di più i complimenti dei profani, te lo posso assicurare. Può darsi che tu abbia ragione. Già. Sai, quello che mi piacerebbe è riuscire a fare delle opere come quelle del maestro Buentes, come quelle del maestro Tiberio. Preferirei di più essere brava come loro che esporre in una galleria d'arte come questa. Saggia riflessione, amica mia, sono perfettamente d'accordo. Dorothy, non posso crederci, sei proprio tu. Monica, ma che sorpresa. Ciao.
Come stai? Molto bene. Sono felice di vederti. Lo sono anch'io, sai, mia cara. Ho pensato tante volte di venire a trovarti. Però, a dire la verità, non ne ho mai avuto il tempo. Non guardarmi con quella faccia. Purtroppo tra le lezioni, lo studio, i viaggi e poi la pittura... Sì, la vecchia storia di sempre. Sei talmente piena di impegni che non hai il tempo di andare a trovare le tue amiche. Avanti, non fare dell'ironia. Tu sai perfettamente come stanno le cose. Scusate, non vi ho ancora presentati. Arthur... Questa è Monica Fredes. Mm-hmm. Sai, in passato Monica è stata una mia allieva. E devo dire che fra tutti gli allievi che ho avuto, senza alcun dubbio, lei è stata di gran lunga la migliore. Bene. Molto lieto. Arthur Wilson. Arthur Wilson? Sì. Tu sei Arthur Wilson? Sì, sì, certo, sono io. Sono proprio io, in carne ed ossa. Ma Dorothy, com'è possibile... Tu conoscevi Arthur Wilson e non me ne hai mai parlato. Lui è il mio idolo. Io adoro i suoi dipinti. Come hai potuto tacere una cosa simile? Beh, è molto semplice. Il fatto è che non ci ho proprio pensato, ecco tutto. Beh, sappi che questa non te la perdono. Basta. Io credo che... credo che Monica stia esaltando un po' troppo il mio talento, eh? Digli che voglio prendere lezioni da lui. Diglielo tu. Non ti manca certo il coraggio di farlo. Arthur, potrei prendere lezioni da te? Mi faresti questo favore? Beh, ecco, credo che... Sì, certo, sarà un piacere. Magnifico. Ma credo che prima dovremmo parlare un po', non so, io dovrei conoscere la tua preparazione, il tuo stile, il tuo modo di vedere l'arte, mi spiego? Se hai un po' di pazienza, tra poco potremo parlare nel bar davanti alla galleria. Che cosa ne dici? Sì, certo. Per te va bene? Sì, per me va bene. D'accordo, fantastico. Ascolta, adesso io vado a lezione, però non tarderò molto. E tu, Dorothy, non dimenticare che io non ti perdonerò mai di non avermi detto che conoscevi Arthur Wilson. Ciao, ci vediamo. Ciao. Arthur. Sì, che c'è? È soltanto una ragazzina. Non so se ti sei reso conto di questo. Sì, certo. Ed è quello di cui terrò più conto. Monica. Sei veramente incredibile. Tutta questa energia, tutto questo impeto è la cosa che più mi ha colpito di te. Sai, io odio perdere tempo. La gente ce ne mette sempre troppo a conoscersi. Certe amicizie davvero non devono tardare a concretizzarsi. E poi a me piace l'oggi, il presente. Sembra impossibile che pur essendo così giovane, il tempo ti preoccupi tanto. Sai cosa penso? No. Che la gente perde troppo tempo per delle cose assolutamente superflue. L'importante è vivere ogni cosa intensamente, senza mai pentirsi, senza confondersi e saperne gioire. Certo. L'importante è vivere il presente, stare bene oggi, adesso. Adesso. Sai, credo proprio... Cosa? Che sarà positivo per entrambi. Da questa parte. Esserci conosciuti. Sì, lo credo anch'io. Anzi, ne sono sicuro. In ogni caso, quello che vorrei più di ogni altra cosa è che diventassi un'ottima allieva. La migliore. Non devi avere il minimo dubbio. No, non ho nessun dubbio. Credo che tu abbia il talento e la grinta sufficiente per diventarlo. Ah, quando vedrai l'ultimo dipinto che ho fatto non riuscirai a credere ai tuoi occhi perché è veramente un disastro. No, Monica, non mi piace che tu dica questo. Ricorda che le proprie opere vanno mostrate con orgoglio. Bisogna esserne fieri. Bene, sarà così. Monica, giuro che... mi piacerebbe tanto essere come te. Avere la tua... sì, la tua forza, il tuo slancio. Parli come se fossi un vecchietto. È che mi sento un vecchietto vicino a te. Oh, santo cielo. Adesso l'hai detta davvero grossa, Arthur, credimi. Io, francamente, non penso che l'età sia tanto importante. Secondo me, nella vita, è tutto molto relativo. Quello che conta veramente, per me, è l'età che ci si sente dentro. E non ha niente a che vedere con gli anni che una persona può avere. Dimmi una cosa. Hai forse intenzione di sedurmi? Qui, Arthur. Con tutta questa luce. E in un posto simile. Beh, io credo proprio che tu abbia le capacità e il fascino per poterlo fare a qualsiasi ora e in qualsiasi posto. Posso rivelarti un segreto? Questo tipo di cose di solito le riservo per la sera. Bene, allora io non credo che ci siano problemi. Domani sera potremmo cenare insieme. Potremmo cenare insieme oggi? Perché domani?
Questo è il tipico atteggiamento da persona adulta e io non lo sopporto. Beh. Oggi è oggi. Viviamo il presente, ceniamo insieme oggi, stasera. D'accordo? D'accordo, Arthur Wilson? D'accordo, Monica Fredes. Perfetto. A Rio de Janeiro domani? Sì, ma perché fai quella faccia? A Rio de Janeiro domani. Non ti ho certo chiesto di andare sulla luna. È che... Oddio mio, Monica, Monica, tu non finisci mai di stupirmi. Beh, forse avrei dovuto pensare al fatto che... che potresti avere un altro impegno. In fondo mi hai parlato poco di te. Beh, mi lasci spazio soltanto per un sì. Allora, mi stai dicendo che accetti? Dovrei pensarci un po'. No, sta attento. Perché stai cominciando di nuovo a comportarti come un vecchietto. Non riesci a esprimere quello che provi, a prendere una decisione così, spontaneamente. Pensare e decidere all'istante. Deve essere per forza tutto programmato. Va bene, all'istante? Sì, ho voglia di andare a Rio de Janeiro con te. Bene. Allora, domani, in mattinata, ci incontreremo in quel bar che si trova di fronte alla galleria d'arte. E andremo insieme a prendere i biglietti. Dio mio, Dio mio. Mi stai facendo commettere una pazzia. Arthur, sappi che... le pazzie sono una cosa magnifica. È bello fare pazzie nella vita. Mi permetti di commetterne una in questo momento? Mi piacerebbe molto che lo facessi. Direi che è una pazzia un po' timida. Spero che l'aria di Rio domani riuscirà a renderti più intraprendente. Se continui riuscirai a farmi arrossire. Oh, sarebbe fantastico. Sai, il rosso è il mio colore preferito. Sei una ragazza stupenda. E tu un uomo molto affascinante. Ah, grazie. Domani, a quest'ora, staremo cenando a Rio de Janeiro. Vedi come l'impossibile può diventare possibile se soltanto lo si desidera. Hai ragione. Un brindisi a Rio. A Rio. Cin cin. Pintos, ti sto aspettando. Andiamo. Antonio. Antonio, mi senti? Svegliati, tesoro. Coraggio, amore mio, è ora di alzarsi, caro. Su, andiamo. Avanti, ci aspetta una magnifica serata. Ascolta, cominceremo con una bella cenetta con tutte le pietanze che piacciono a te, che ne dici? Ho pensato a una lombatina ai lamponi e poi vediamo. Un crème caramel e insieme potremo gustarci un buon vino del 78, sì. E dopo... dopo faremo l'amore. Allora che cosa ne pensi, tesoro mio? Antonio? Antonio! Antonio, per favore, svegliati! Antonio! Antonio! Faccia presto, avvocato, faccia presto. Oh. Mio Dio! Vittorio! Avvocato! Che ti è successo, amico mio? Vieni, siediti.
Quella gente. Che è successo? Su quella gente, avvocato. Io lo sapevo, gliel'avevo detto, se lo ricorda. Ma che cosa dici? Di che parli? Io non so niente, non ti capisco, spiega. Armando e i suoi uomini sono stati loro. Ma andiamo, ragiona, non è possibile che siano stati loro, è una storia finita da tanto tempo. Che stai dicendo? Vogliono. Sì. Vogliono i loro soldi. Hanno detto che vogliono i soldi. Ma che discorsi sono questi? Stai vaneggiando, sei ferito, è passato tanto tempo da quella storia. Avrei capito male per forza. Ma sì, i soldi che gli avevate promesso lei e Leopoldo, quando avete fatto assalire il furgone portavalori dei Salinas. Deve consegnare loro i soldi e subito. Ma come, ma? Subito. Ma no, ma insomma, Vittorio, te l'ho detto, è successo tanto tempo fa e quei delinquenti si erano già tenuti parte del bottino. Non è come... Mi guardi, avvocato, le giuro che quegli uomini non scherzano, perché lei e Leopoldo siete venuti meno alla parola data. E loro adesso vogliono quanto pattuito. Vogliono subito i soldi del colpo. L'hanno detto e ripetuto. E quelli non si fermeranno davanti a niente. Come sarebbe? Non si fermeranno davanti a niente. Ma che cosa dici? Hanno detto di essere pronti. Ma come a tutto? Proprio così. E non stanno scherzando. Fanno sul serio. Hanno detto che lei non ha mantenuto i patti. Sì, è quello che hanno fatto a me è un avvertimento. Bene, ha solo 24 ore di tempo per dargli tutti i soldi, altrimenti loro... Che cosa? Aspetta, sta calmo, Vittorio. Pensa a quello che dici, altrimenti cosa? Hanno fatto delle minacce precise, che cosa hanno detto? Celeste. Celeste? Che vuoi dire? Che c'entra Celeste? Le vostre vite, la sua e quella di Celeste, sono in grave pericolo. Gli dia quei maledetti soldi. Fanno sul serio, guardi come mi hanno ridotto. Sì, ho capito. Adesso andiamo su, ti medico e resterai nel mio ufficio. Ti riposerai, potrai restarci finché vuoi, sì, va bene? Siamo intesi? Oggi resterai lì, eh? Sì, certo. L'importante è che tu riprenda la parola. Cerca di stare calmo, sì, non pensare a niente e non ti preoccupare di niente. Soprattutto non dar segno di vita. Passeremo le serrande e tu non aprire la porta a nessuno. Io vado a cercare Celeste, eh? Sì, avvocato. Nel frattempo penserò a come poter risolvere nel miglior modo possibile questa parte. Mi scusi se glielo dico, ma lei è matto. Come ti prometti? Non c'è tempo per pensare, non si rende conto che qui c'è in ballo la sua vita. Gli dia quei soldi, non ha scelta ormai. Vittorio, possibile che non si renda conto che è l'unico modo per non rimetterci la pelle. Vittorio, io capisco che tu sia sconvolto. Nessuno meglio di me sa come comportarsi in una circostanza del genere. Su, andiamo, piano, va piano, coraggio. Sono quelli, sono pericolosi. Sì, lo so, sono tipi pericolosi. Attento, coraggio. Aspetta, piano, Vittorio. Approcciati, andiamo, forza. Ancora qualche passo, su. Piccolo sforzo, ecco. Bravo, ci siamo. Preso. Questo è cibo per cani, Caterina. Stai più attenta a quello che fai, Dio, per favore. Non so proprio dove ho la testa. Io invece so dove ce l'hai. Non cominciare, sì. Guarda che oggi non Dai, è giornata. Non ti arrabbiare, Caterina, stavo solo scherzando. Sai una cosa? La verità è che noi due non abbiamo nemmeno uno straccio di uomo. Io ormai ho perso la speranza di incontrare l'uomo della mia vita. E anche tu, vero? Sì, sì. Oddio mio, che tristezza. Beh, non è ancora detta l'ultima parola, Cecilia, è chiaro? Ma che stai dicendo? Avanti, smettila, non farmi ridere. Quello stupido di Lorenzo ormai è attaccato alle sottane di Luisa e tu lo sai bene, eh? Senti, lui ne è innamorato, eh? E contro questo virus non esiste vaccino, convincitemi. Vuoi sapere una cosa? Io credo che in realtà Lorenzo non abbia mai smesso di amarmi. È questo che pensi? Sì. Allora perché si sarebbe sacrificato a sposare un'altra? Oh, Caterina, per favore. Ormai devi dimenticarlo, capito? No. Proprio come lui ha fatto con te. No, Cecilia, adesso io so cosa devo fare per riconquistarlo. Tutte quelle notti insonni mi sono servite a qualcosa. Avanti, non guardarmi in quel modo. Ti sembra tanto strano che io voglia l'uomo che amo di più al mondo? No, non si tratta di questo, Caterina, io ti capisco. Però, che intendi fare? Gli scriverai delle lettere dicendogli che ti manca terribilmente? Oppure hai intenzione di mandargli dei fazzoletti inzuppati di lacrime con il rischio che Luisa vedendoli rida alle tue spalle? No, intendo andare in campagna. Che hai detto? Hai capito, andrò in campagna e lo riporterò indietro con me. Come sarebbe? Caterina! Guido, per favore non tardare, ti prego. Ma come faccio a stare calma? Sì, è qui.
È qui, vicino a me. Ma è senza conoscenza, sembra che sia morto. Sì, ma sbrigati, per favore, fa presto. Sbrigati, Celeste, rispondi, ti prego. Pronto? Sì, Celeste, ascoltami bene. Ascolta attentamente quello che sto per dirti. Per favore non farmi ripetere le cose, per l'amor di Dio, non ho tempo. Ascolta, dobbiamo vederci immediatamente. Sì, prendi una borsa, mettici la tua roba, quella che ti è indispensabile, e i documenti, è molto importante. Sì, i tuoi documenti, certo. Beh, stammi a sentire, Celeste, ci incontreremo al bar La Terrazza. Quello di Giancarlo. Sì, quello dove ci incontriamo sempre, no? Non farmi delle domande, non ho tempo, te l'ho già detto, per l'amor di Dio. Sì, non dire a nessuno che hai appuntamento con me e non lasciare nessun messaggio, mi raccomando, Celeste, hai capito? Beh, ti aspetto, un bacio, ciao. Aspetta un attimo, cerca di essere ragionevole. No, non ho intenzione di essere ragionevole. Ne ho abbastanza di piangere continuamente e di soffrire senza reagire, chiaro? È che io lo amo tanto, non capisci? Oh, sì, lo so benissimo, ma che cosa ci vai a fare in campagna, eh? Andrai solo ad umiliarti, rischi di renderti ridicola. Farai solo la figura della stupida che corre dietro all'uomo che l'ha lasciata. Ecco, è una cosa assurda. No, io la penso diversamente. Caterina, ascolta. Ragioniamo un momento, va bene? Che succederà quando arriverai? Tu credi che Lorenzo sia disposto a rinunciare alla sua luna di miele? Eh? Insomma, arriveresti nel momento peggiore. Per favore, Caterina, lascia almeno passare qualche giorno. Cecilia, mettiti in mente che per Luisa la luna di miele è finita. Mi sono spiegata. Senti, Caterina, io non voglio che ti umili, capisci? Non voglio. Ci sono, ho trovato. Senti quello che faremo. Stasera ce ne andremo a spasso, eh? Certo, possiamo andarcene in giro per la città e magari fare qualche conquista. Basterà una bella pettinatura, del trucco sul viso e un vestito elegante. Cercheremo due uomini completamente liberi, eh? Che abbiano buone intenzioni. Non è così facile. E le emozioni, tutta la magia, dove sono? Avanti, Cecilia, non si possono fare paragoni tra una vera storia d'amore e un'avventura qualsiasi, e tu lo sai bene. E inoltre sappi che io ho tutto da guadagnare, hai capito? Ma che cos'hai da guadagnare, eh? A volte sembri proprio una bambina capricciosa. Non vado laggiù senza avere un'idea precisa. Io ho in mente un ottimo piano per far tornare con me Lorenzo. E Luisa finirà per essere solo un brutto ricordo tra me e lui. Chissà come mai Anna ha tanto insistito per vedermi. Speriamo che non ci siano problemi con Nicola. Piccolo mio, sapessi quanto mi manchi, che darei per saperti sempre felice, sereno, in buona salute. Ricordo che quando ti accadde quell'incidente fu una cosa terribile per me. Nostro figlio, oh mio Dio, per amor del cielo, Anna, cosa è accaduto? Dov'è adesso? D'accordo, vengo subito. Per fortuna non era niente di grave. Ma sarà di te che tua madre vuole parlarmi? Non lo so. Mi piace ogni tanto vederti anche di giorno, invece di doverti aspettare tutte le sere, fino a tardi. Non sai com'è, Anna. Da quando ho rilevato lo studio di Marcello, non ho più avuto un solo momento libero, sono occupatissimo. Non ti preoccupare, io capisco benissimo. Ma a me basta vederti anche ogni tanto così, come un'amante clandestina. Che succede? Ti vergogni? È che io... Cos'è? All'improvviso non sei più romantico o hai paura che qualcuno ti veda e possa pensare che ti piacciono le ragazzine? Ma no, Anna, io voglio semplicemente dire che... Sai benissimo che cosa intendo, caro. A casa ti comporti affettuosamente, sei carino, gentile e quando siamo in mezzo alla gente...
Ti comporti come se fossimo quasi due strani. No, no, ascolta, Anna. Tu devi capire come sono fatto, non è che... Sì, lo so. È proprio per come sei fatto che mi piaci. Pensa se uno dei tuoi colleghi ti vedesse e sapesse che ogni volta che rientri a casa la sera tu ti togli la giacca, la cravatta e diventi un bambinone. Un bambinone? No, non credo. Almeno con me non negare, dai. Sai benissimo che ti adoro quando ti lascio andare, caro. Sempre che tu sia a casa. Che vuol dire? Quello che ho detto, che non ci sei quasi mai. Ti prego, cerca di capire. Tu sai quanto è cambiata la mia vita da quando siamo insieme. Prima per tutti i colleghi eri lo zitellone dell'ufficio. Beh, cerchiamo di essere chiari. Io ero lo scapolo d'oro. Lo sarai ancora per poco, mi auguro. Anna, lo sai che non possiamo ancora sposarci. Non è neanche un anno che ti sei separata da tuo marito. Io non credo che... Spero di non doverne aspettare un altro prima che tu ti decida a venire a vivere con me. Beh, praticamente è come se già vivessimo insieme, no? Sì, lo so. Ma fino a qualche tempo fa era diverso. All'inizio lo facevamo per Nicola. Lui era piccolo, non ti conosceva ancora. Ma ora ti sei affezionato. Anna, lo sai, Nicola per me è come se fosse un figlio, gli voglio molto bene. Sì, lo so. E credimi, sarebbe meraviglioso, per il bambino voglio dire. Sentire di nuovo il calore di una famiglia attorno a sé. Sai, mi piacerebbe che non ti vedessi solo qualche volta la sera. E anche io, amore, dopo che l'ho accompagnato all'asilo, torno a casa. Me la trovo così vuota. Mi sento sola. Ti vedo un po' strana stamattina, come se ci fosse qualcosa che non va. Mi sembri pensierosa, distante. Non sei tu, non sei la donna che conosco. Anche quando mi hai chiesto di vederci in questo bar oggi, al telefono avevi una voce strana, sembravi nervosa. Non so, forse sarà una mia impressione, ma ti vedo diversa dal solito. Ma non è niente, avevo solo voglia di vederti tutto qui. Non sarà che tutto questo ha qualcosa a che vedere con Marcello? Dimmelo. Ecco, vedi, io... Che cosa c'è sotto? Niente, davvero. Non cercare di ingannarmi, ti prego. Ascolta, da quando io e te stiamo insieme, la complicità tra noi è sempre stata fondamentale. Invece oggi non so com'è, ma sento che non sei sincera con me. Dimmi che cos'hai. Carlo, oggi arriva Marcello e io dovrò rivederlo. Tu sai benissimo che tra noi è tutto finito già da molto tempo. Io però non gli ho ancora detto che noi due ci siamo messi insieme. Che cosa? Sì, Carlo, hai capito perfettamente. Non ho ancora detto niente a Marcello della nostra relazione. Non hai detto a Marcello della nostra storia? Quindi lui non sa che ora tu sei la mia donna. Ma se me l'avessi detto, gli avrei parlato io. In tutto questo tempo non gli hai accennato niente di noi. Il fatto è che volevo parlargliene a voce. Ma cerca di capire, Carlo. Si tratta sempre del padre di mio figlio. Un tempo ci siamo amati. Non sarà che lo ami ancora? Ma non essere sciocco, sai che non è così. Io amo soltanto te. Marcello arriva oggi, hai detto. Lo vedrai. Sì. Gli ho dato appuntamento qui, in questo bar. Dovrebbe essere già arrivato. Proprio in questo bar? Sì. Per questo ho chiesto di vederti oggi. Volevo stare con te, prima di vedermi con lui. Avevo bisogno di sentire ancora una volta che quello che c'è tra noi due è vero amore. Carlo, devi credermi, io ti amo. Voglio gettare alle spalle tutto il mio passato. Ho voglia di dimenticare tutto. Voglio iniziare una nuova vita insieme a te.
Come se il nostro amore nascesse adesso, in questo preciso istante. Qui. Anna al telefono era confusa, direi imbarazzata. Una cosa insolita per lei. Ho avuto l'impressione che nascondesse un segreto. È proprio strana. Strana com'è stato il nostro rapporto. Un grande amore finito improvvisamente senza un motivo. A volte questo posto mi rende malinconico. Tanto. Perché non riesco a godermelo. Ma come? Non riesci a godertelo, Marcello. Perché? Mi manca l'amore. Bisogna essere innamorati. Tra me e mia moglie è rimasta una profonda stima. È triste quando ti accorgi che tua moglie è diventata soltanto una buona amica. Sì, è molto triste. Chi l'avrebbe mai detto? Chiedo per favore, fidati di me, posso risolvere ogni cosa. Lasciami solo con lui adesso. Per favore, ti prego. Va bene, Anna. Fa come vuoi, allora. Ciao, Anna. Ci vediamo questa sera a casa. Bel quadretto. Tu e Carlo insieme, bene? Avrei preferito saperlo. Ho pensato che era meglio. No, senti, non parlare, non dire niente. Non parlare, perché potresti solo peggiorare la situazione. Ti prego, Marcello, non essere così testardo, dai. Lasciami almeno spiegare, no? Va bene, dai, parla, su, fallo. Una volta per tutte, però, spiegami. Avrei voluto dirtelo un po' prima, credo. Ah, sì? Sono cose che succedono così. Adesso è troppo tardi per tornare indietro. No, non sono cose che succedono così. Io non ho mai permesso che una delle tue amiche entrasse nella mia vita. E tantomeno nel mio letto. Senti, se quello che vuoi è litigare, ti avverto che io non ho niente in contrario. Va bene, dai, a casa tua o a casa mia? Ti prego, finiamola ora, basta. Sono qui per spiegarti tutto. Beh, spiegami. Forza, fallo, avanti, sono qui che aspetto. Per favore, non alzare la voce. Lo sai che mi danno fastidio le scenate in pubblico. Non farmi fare figuracce. Ah, sì? E la figura che mi avete fatto fare tu e il tuo amichetto, allora? Non è il mio amichetto. È il mio uomo. Il tuo uomo. A pensare che un tempo era il mio migliore amico. Ti prego, Marcello, parliamo. Va bene, parliamone, ma non qui. Andiamo a casa tua.
che mi ami, io ne sono sicura. Antonio, ti prego, rispondimi. Se non fosse stato per quella maledetta, quella dannata Mariana. Amore, rispondimi, ti scongiuro, Antonio. Amore mio, tu sei talmente freddo, sei così freddo. Dio mio, che cosa ho fatto, che cosa ho fatto, Antonio, svegliati. Gradisce qualcos'altro? Ecco, veramente, per il momento no, grazie, sto aspettando un'altra persona. Eventualmente la chiamerò bene. Dopo, per ora va bene così. Basta bene. Così, grazie. D'accordo, signore, come preferisce. Dica. Un caffè, per favore. Subito. Sei arrivato. Per fortuna sei qui, mio Dio. Sta calma, Amanda, cosa succede? Ho tanta paura. Ti avevo lasciato la porta aperta, sì, e chiusa a chiave, perché... Ho chiuso, non ti preoccupare. Se dovesse succedere qualcosa ad Antonio, se dovesse morire... Ora dimmi dov'è. È sul letto, nella mia camera. Non lo so che cosa abbia accaduto all'improvviso. Un malore. Ecco, ha avuto un malore improvviso. Ah, salvalo. Ah, per favore, salvalo. Può sapere che diavolo succede? Qual è il problema? La tua chiamata mi ha sconvolto, sai. Mi sono praticamente precipitata. Celeste, non ti agitare, eh? Cerca di calmarti, te lo chiedo, sì, per favore. Che succede? È una cosa grave? Sì, è così, è molto grave. No, santo cielo, non spaventarmi, tesoro. No, aspetta un momento, non hai nessun motivo di spaventarti. Ascoltami bene, Celeste, tu devi soltanto obbedirmi senza farmi nessuna domanda. Obbedire senza fare domande? Sembra, sì, che tu non mi conosca affatto. Senti, mia cara, questo non è assolutamente il momento adatto per discutere, chiaro? D'accordo. Beh. E allora, che cosa devo fare? Restare qui e aspettare in questo bar. Non ti devi muovere da questo bar. Restare qui? Celeste, ma stai attenta. No, scordatelo, io me ne vado. Per favore, vuoi smettere? Ascolta bene quello che sto per dirti. La mia vita è in pericolo. Cosa? Vale a dire... la vita di entrambi. Cosa dici? Sì. Siediti ora. Sì. Farai come dico. Sì. A questo punto vorrei che tu capissi che non ci resta altro da fare che lasciare il paese. Sì, ma perché? Spiegami che cosa è successo. Ecco, vedi, il fatto è che... Beh, scusa, ma adesso non te lo posso proprio spiegare, perché devo correre immediatamente in banca e poi a un'agenzia di viaggi, ma tra mezz'ora al massimo sarò di nuovo qui. Va bene, Celeste? Celeste, hai sentito? Ho tanta paura, ma insomma, che cosa hai fatto? Che cosa abbiamo fatto? No, tu non hai fatto niente, questo è un problema mio. Si tratta di un problema di soldi che io penserò a sistemare, d'accordo? E allora perché vuoi lasciare il paese? Perché non ho nessuna intenzione di consegnare quei soldi, quel denaro è mio. Anzi, per meglio dire, è nostro. Però ce lo stai rischiando la tua e la mia vita. Questo oggi, solo oggi, ma domani tutta questa storia non sarà altro che un ricordo, capito? Sta tranquilla. No, non lasciarmi sola per troppo tempo, per favore. Aspetta in questo bar, non muoverti per nessuna ragione. Siamo intesi? Sì. Mi raccomando che non ti salti in mente di andare in giro a casa tua. Tu devi rimanere qui e stare tranquilla. Sì. Ciao. Ciao.
Nicola? È a casa? No, è dalla nonna. E dimmi, da quanto tempo... Da quanto tempo tu e Carlo... Vuoi continuare a parlare qui in mezzo alla strada? Ti ricordo che quella casa è ancora tua. Ancora mia, eh? Mi fai ridere, sai. Non direi proprio, visto che ora la dividi con un uomo che ritenevo un amico, un buon amico. Infatti avevo pensato di cambiare casa. Ma purtroppo non ho ancora trovato il tempo di cercare un'altra. Da quando tu te ne sei andato... Da quando ci siamo lasciati, insomma... Nicola che cresce, Carlo con il suo nome. Carlo, sempre Carlo. Ma dico, ti rendi conto? Non sei contenta di rubarmi la moglie, no? Questo è troppo poco. E allora, non appena giro l'angolo, mi sottrai anche la quota dell'ufficio. Non è come puoi pensare, caro amico, Marcello, sì, cerca di capire. Tu in fondo te ne eri andato. Non volevi più saperne. Basta, non voglio più parlare di questo, piantiamo. Non è né il luogo né il momento, quindi... Basta. Ti va di salire un attimo a bere una cosa, eh? Va bene, d'accordo. Andiamo. Così mi offrirei un caffè, come si fa con un vecchio amico. Marcello, ti prego, non fare così. Non mettere amarezza in ogni tua parola. In fondo sei stato tu a voler andarti. E adesso devi accettare questa nuova situazione. Dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà.